Ventori dell'Illusione a Barcaccio. Questa sera, come promesso, aggiornamento su quella che è stata la riunione del giorno che, come abbiamo raccontato qui sopra al canale, praticamente in tempo reale, difatti, verso le 13.30 di oggi, avevo già dato qui sul canale la riconferma di Mihajlovic qui a Bologna anche per la stagione 2021-2022. Dopo pochi secondi che era stata digitata la notizia rilasciata dal resto del Carlino di Bologna, va bene, noi subito qui sul pezzo a raccontarvela. E adesso andiamo con questo video a vedere di fare delle aggiunte, perché c'è una frase di Walter Sabatini che va veramente analizzata al microscopio, che lascia molti interrogativi, ok? Mi raccomando, però, prima di addentrarci in tali notizie aggiuntive riguardo la permanenza di Mihajlovic qui a Bologna, mio caro avventore, mia cara avventrice, miei cari avventori, non soffriate anche voi di immobilismo, agitate quel dito e fate clic, tasto rosso, iscriviti al canale di Illusione Barcaccio, condividi questo sommo video, nonché anche canale erudito, con tutti i tuoi amici di fede rossoblù. Spammalo, prendi in mano il tuo terminale Huawei oppure Samsung oppure iPhone, ok? Se sei parente di saputo, e digli sempre grazie, ok? E lascia subito un mi piacino ai video dell'Illusione Barcaccio. Allora, stavo dicendo, notizia, la frase di Walter Sabatini, che avrebbe rilasciato una velocissima intervista all'ADN Kronos, ok? Dove recita testualmente parole di Walter Sabatini, della Walter: sono molto contento del fatto che Mihajlovic sarà l'allenatore del Bologna anche per la prossima stagione, ha rispettato il contratto e sono sicuro che anche lui sia felice di restare. Ma come, Walter? Ma come sei sicuro che anche lui sia felice di restare? Ma non c'eri in quella stanza dei bottoni quando si è presa la decisione? Non gliel'hai visto sulla faccia la sua felicità? Non gliel'hai sentita narrare, raccontare, dirgli: ragazzi, io oggi sono qua perché ho rifiutato Lazio, perché ho rifiutato l'Inter e perché ho rifiutato la pergolettese per voi, perché vi amo e vi voglio slinguazzare da qui ai prossimi 2 anni. Saputo, compreso, grazie saputo. Adesso, scherzi a parte, ha rispettato il contratto e sono sicuro che anche lui sia felice di restare. Quasi ti sei dimenticato il dopotutto, Walter? Io mi dico, se queste non sono delle linci nella comunicazione, ditemi che cosa sono. Mamma mia, non riescono neanche, ok? È incredibile. C'è una frase che lascia praticamente trasperire il disagio che ci deve essere stato in quella stanza. Perché dire che è sicuro che anche lui sia felice di restare è proprio dire il contrario, che presume che anche lui sia felice, ma non lo sa. D'altro canto, andando a vedere come ha iniziato il discorso, mettendo l'accento su quello che è la loro felicità, loro nel senso di dirigenza, perché dice: sono molto contento che Mihajlovic sarà allenatore del Bologna anche la prossima stagione, ha un contratto e l'ha rispettato. È un po' come quando una mamma davanti al bambino che c'ha un broncio grosso come una casa gli dice: Carletto, sono molto contento, ok, di te, quindi mettiamo subito bene in chiaro le cose, e sono felice nel vedere che hai lasciato giocare con i tuoi giochi anche a Sdrubale, Carletto, sono molto contento di te, bada bene, e sono convinto dopo tutto che anche tu sia felice di aver fatto questo buon gesto. Praticamente è la stessa cosa, e lascia quantomeno veramente riflettere una frase rilasciata dal coordinatore delle aree tecniche del Bologna di tale fattezza. Poi, andando a vedere che cosa ha scritto tutto Bologna Web, che anche qua è abbastanza emblematico, questo non sono parole dei protagonisti, però giusto per far capire qual è anche l'ambiente delle penne qui a Bologna, ha scritto: comunque non è stato il fulcro del dibattito odierno, raccontando che non si è concentrato sulla tematica dell'ambizione il dibattito odierno. Dice: Mihajlovic rimane sia perché motivato e anche perché non sono arrivate altre offerte di squadre migliori. Ve lo ripeto, c'è scritto testualmente: Mihajlovic rimane perché motivato
e anche perché non sono arrivate offerte di squadre migliori. Va proprio letto così, ve lo ripeto, Mihajlovic rimane perché è motivato e anche perché non sono arrivate offerte da squadre migliori. Quindi, ave Mihajlovic, che sicuramente sei tu che hai detto no a Inter, a Lazio, alla Pergolettese, per sfiorare, ok, l'impresa qui a Bologna, perché credi nel progetto, e si è visto in questi 4-5 giorni come si è vista la tua ambizione nello stare lontano da Bologna. Va detto, è stato molto ambizioso nello stare lontano da Bologna in questi giorni, soprattutto al Premio Santin, quando ha rilasciato dichiarazioni del tipo: io sono uno zingaro e come tale mi trovo bene sia a Bologna, sia a Roma, sia a Milano, sia a Genova. Che parole ambiziose! Quanto dobbiamo rallegrarci qua a Bologna, quanto ci dobbiamo sentire speciali di avere un uomo tutto d'un pezzo di questo calibro. Gioiamo! Luigiona! Luigiona, devi gioire! Devi solo gioire che sia rimasto! Ok, Siniša Mihajlović, non dire altre casciate, devi gioire, dottor Luigiona, è rimasto Mihajlović, possiamo ambire ai 42 punti questa stagione. Che bello. Allora, comunque, le buone notizie non finiscono qua, perché a quanto pare Sabatini ha avuto il sì da Mihajlović. È subito schizzato via prima degli altri dalla riunione di oggi per andare probabilmente ad incontrare l'agente fratello di Marco Arnautovic, che si trova proprio in questi giorni in città, probabilmente per andare quindi a chiudere l'operazione e per portare nero su bianco a quanto promesso evidentemente da Mihajlović, ovvero la punta che necessita da Bologna, per il Bologna, e anche la promessa che verrà fatto qualcosa anche nel reparto di difesa, e si stanno parlando di Rugani e di Lianco. Bisogna vedere e vediamo quello che sarà. Ha avuto quindi delle conferme sul lato calciomercato. Il Bologna ripartirà il 10 di luglio, ok, si ritroverà a Pinzolo, quindi per il ritiro prestagione. E che altro dire, rallegriamoci tutti assieme che Mihajlović, ok, ha ritrovato un sorriso da 2 milioni netti di euro a stagione. E io voglio vedere poi, quando sarà l'occasione di presentarsi davanti alle telecamere, quale sarà il nuovo obiettivo di questo Bologna, se sarà un obiettivo aritroso oppure, come poc'anzi detto, avremo l'obiettivo ambizioso di guardare, visto che lo scorso anno si sono fatti 41 punti, ad ambire a farne 42 e poi divertirsi, ok? E poi divertirsi, calcio champagne con Siniša Mihajlović. Chissà come saranno contenti i vari Riccardo Orsolini, Musa Barro e compagnia bella e cantante, continuando per lo Skovolsen e non finendo anche per Dominguez, ok? Quindi sarebbe bello anche chiedere a loro, ma evidentemente la società poi avrà parlato con tutti gli interpreti del mondo Bologna, io voglio sperare, immaginare, anche se quella frase di Sabatini è, dopo tutto l'ho aggiunto io, sono convinto che anche Mihajlović sia felice di restare, chiediamoglielo, perché non gliel'hai chiesto Sabatini, ok? O gliel'hai chiesto ed hai visto una risposta un pochino titubante da farti uscire alla DN Kronos queste dichiarazioni, perché poi, ragazzi, è difficile riuscire a mentire alla qualunque e in ogni situazione. Gioco forza, poi bisogna saperle leggere. Gioco forza, da qualche parte, mettendo insieme il puzzle, la verità poi viene fuori. Comunque, la notizia è questa, quindi cerchiamo adesso, parte ilarità a parte della situazione, che a dire il vero è ben poco ilare, anche perché, ma questo lo faccio domani il video su cosa ne penso della permanenza di Mihajlović. Quello che adesso bisogna prenderne atto è Mihajlović rimarrà l'allenatore del Bologna anche per la stagione 2021-2022, perché c'è un contratto partorito, firmato stagioni addietro, appunto un contratto pluriennale su una cifra importante, ok, come nostro consueto uso, abitudine e costume fare, ok. Si vede che dagli errori passati qua a Bologna si fatica ad imparare, ok.
Quindi prendiamone atto, Bologna ha Siniša Mihajlović come suo allenatore anche per la prossima stagione. Ogni commento a riguardo di che cosa ne pensi, ok, in soldoni per la prossima stagione, lo rimando a un video, magari lo faccio domani, ok, adesso lasciatemi andare a staccare la bottiglia di Primitivo, che questo vi ricordo è Musabarro, che vado a stappare un Musabarro e me lo vado a trangugiare così alla canna, per festeggiare. Si deve festeggiare sperando che anche dopo tutto Mihajlović questa sera stappi un bel Primitivo e subriachi. Chissà per quale motivo uno si potrebbe ubriacare, Forza Siniša, forza! Ma raccomandami, cari avventori, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo, che cosa c'era secondo voi dietro le parole della Walter. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'Usione per Calcio di nuovi video. E noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.